Reels, 6 cose che probabilmente non stai sfruttando per ottenere più qualità e più engagement dai tuoi video. Dalla ricerca alla creazione del contenuto e ovviamente anche alla pubblicazione. Quindi partiamo. La prima cosa che faccio è andare sul mio Instagram da PC e andare sul profilo, clicco su elementi salvati e lì troverò un po' tutto il materiale che ho salvato man mano che scorro nella home oppure vado a cercarmi i vari trend. E tra quelli che ho salvato magari ce ne sono alcuni che mi sono piaciuti. Oggi mi va di fare un reel sul tema travel, quindi andrò a prendermi tra i video che ho salvato su Instagram qualcosa che assomiglia a quello che voglio fare io. Ok, ho scelto il mio video, non vi farò sentire la musica purtroppo perché se no YouTube mi bloccherà il video. Perciò se volete vedere il video con la musica completa potete vederlo su Instagram, lascio sempre il link nella descrizione. Io ho il mio reel qui che voglio utilizzare, vedo che è andato abbastanza bene perché ha fatto 144.000 like, di per sé è anche abbastanza, diciamo, semplice, sono bellissime scene ma creano le vibes, quindi quello che voglio io fare in questo reel sono vibes. Vado a cliccare sui tre puntini qui, copio il link e vado ad aprire Clip Grab. Se non ce l'avete già, scaricate questa applicazione perché è semplice e veloce da utilizzare per scaricare clip da YouTube, Instagram, eccetera. Io ho aperto Clip Grab e incollo il mio link, gli dico che lo voglio originale e scarico questa clip. Potrei scaricare anche solo l'audio, ma voglio anche il video per un semplice motivo che vi spiegherò adesso. E io ho il mio progetto già con la selezione delle clip della Norvegia, quindi vi consiglio appunto di farvi già una selezione delle clip che avete di un viaggio, una passeggiata in centro a Milano, che ne so. La portiamo dentro il nostro progetto, eccolo qui. Quello che vado a fare è creare una sequenza in verticale. Le darò questa impostazione, quindi dimensione fotogramma 1080x1920, che abbiamo appunto il 9/16. Andrò a chiamare Reel Norway Vibes e gli do l'ok. Ora ho due scelte: prendere solo l'audio, quindi in base alla struttura dell'audio tagliare le clip in base alla struttura dell'audio, oppure semplicemente trascinare tutto il video sulla mia timeline. Mantengo le impostazioni esistenti. Perché uso anche il video? Perché magari a volte non ho l'ispirazione, non so che clip utilizzare in quel determinato punto e magari prendo ispirazione direttamente dal mio video. Secondo motivo, potrei semplicemente seguire i loro tagli che hanno fatto nel video. Invece che seguire i tagli della musica, seguiamo i tagli che abbiamo nella clip. Questo appunto perché magari siete alle prime armi, non sapete dove mettere e fare dei tagli, copiate cose che funzionano, hanno funzionato. In questo caso, se vedete, abbiamo un taglio qui che dove c'è questo picco, un altro taglio qui dove inizia quest'altro picco, un altro qui. Se avete già visto il reel finale sapete già di cosa sto parlando e pensate alla canzone, ecco. Lo so, mi dispiace, ma purtroppo non posso permettermi di comprare i diritti di questa canzone. Quindi man mano aggiungo clip e taglio in base o alla canzone o al video. Il video ovviamente possiamo magari abbassare l'opacità per vedere meglio quello che succede sotto o anche rimpicciolirlo. Saltiamo la parte della selezione delle clip perché altrimenti il video durerebbe un'oretta sicuro. Ok, lo vediamo senza musica. Ho cercato di tenerlo, diciamo, più dinamico possibile, ho usato tutte clip molto veloci in quanto i cambi su questa canzone sono molto veloci. Ultima cosa che vado a fare è utilizzare i miei livelli di regolazione che uso praticamente su tutti i video con già color e alcuni effetti per avere un look più figo per tutti i video. Quindi la differenza potete vederla già subito che funziona. Se siete interessati a breve saranno disponibili per l'acquisto. Sono molto semplici da usare perché vi basta prenderli e metterli sopra le clip una volta che avete finito tutto e non dovete fare altro. Terza cosa, prima di esportare, possiamo anche pensare di aggiungere una copertina come la vogliamo noi. Ok, mettiamo che voglio che questa sia la mia copertina per questo video. Io andrò a fare uno screenshot di questo frame, quindi andiamo a cliccare su esporta fotogramma, gli dico importa nel progetto oppure salvamelo intanto sulla scrivania. Scegli e ok, dov'è la scrivania? Prendo il mio frame e lo metto qui, ok. Ci scrivo Norway. Vado su grafica essenziale e cambio il font, eccolo qua, Norway, e me lo piazzo sulla schiena. In questo caso ho due soluzioni, o fare un altro screenshot, ma molto probabilmente siccome vorrò cambiare qualcosa dopo, taglio un pezzettino, prendo la mia foto con la mia scritta e me la metto a inizio video. La taglio più corta possibile, più corta di così non posso farlo.
Quindi avrò un frame con la mia copertina a inizio video, così quando vado a pubblicare su Instagram non dovrò stare lì e cercare di selezionare il punto perfetto per farlo, ed è magari una scritta che non voglio che ci sia nel video effettivamente. Perciò faccio questo passaggio qui. Ora andiamo ad esportare la nostra clip e andiamo a Real Norwer Vibes. Ok, voglio che sia esportato sul desktop. Ok, andiamo ad aprire la sezione video. Come sorgente questo rimane così e sui tre puntini vado a spuntare rendering alla massima profondità, usa massima qualità di rendering, e sul bitrate di solito gli dico una passata dai 35 ai 50. Io preferisco alzare di più il bitrate rispetto a quello consigliato da Instagram e anche da altre piattaforme, semplicemente perché ho visto che il risultato in realtà è migliore anche con la compressione. È una cosa che consiglio di fare anche a voi, che sia YouTube, TikTok o altro. Ok, esportato il video, cosa molto importante, me lo invio sul telefono con il mezzo più sicuro possibile che ho a disposizione, quindi che sia tramite cavo, AirDrop se avete Mac, WeTransfer, quello che volete. L'importante è che non usate piattaforme che comprimono il file, perché altrimenti rischiate di perdere qualità per niente. Ora passiamo sul telefono. Quindi ho il mio reel sul telefono, ok, gli do un check per vedere se i colori sono tutto a posto. Sembra perfetto. E vado a pubblicarlo su Instagram. Andiamo ad aprire Instagram. Carichiamo un nuovo reel. Ok. Ora faccio aggiungi. E fin qua molto probabilmente lo sapete già fare. Quello che vi manca probabilmente come passaggio è l'aggiunta della musica. Perché aggiungere musica visto che l'abbiamo già scaricata? Perché determinate musiche ora sono un po' come gli hashtag, quindi riuscire a finire dentro quella categoria tra i migliori vi può dare un boost bello forte per la visibilità del vostro reel. Una cosa che faccio io quindi è andare a cercare la musica che avevo usato. Seleziono la canzone che appunto c'era già nel reel, quindi voglio sincronizzarla con il mio video, ma invece di stare lì a sincronizzare, che magari non riusciamo mai a beccare il punto giusto, insomma andare fuori di testa, e magari voglio che l'audio del mio video rimanga originale perché magari ci sono delle voci, delle urla, delle risate, quindi preferisco avere io il controllo su quell'audio invece che sovrapporli, ci basta semplicemente aggiungere entrambi e sull'audio che abbiamo aggiunto andare a metterlo a 1, e in questo modo avremo l'audio che ci permette di andare in tendenza ma con l'audio nostro originale che abbiamo creato. Perciò sfruttiamo entrambe le cose al massimo. Gli diamo fine, avanti, e ultimissimo consiglio, mi raccomando, non usate più di 3-4 hashtag, perché sui reel usare tanti hashtag porta spesso a una penalizzazione di quello che è l'engagement su quei determinati hashtag, quindi sceglietene pochi ma sceglieteli bene. La copertina è già selezionata con Norway, lascerò quella così com'è, taggo le persone. Bonus, consiglio bonus, se non l'avete ancora fatto, è andare sulle impostazioni di Instagram, andare su account, utilizzo dei dati e attivare caricamento in alta qualità. In questo modo dovrete avere meno compressione per quanto riguarda i contenuti pubblicati su Instagram. Questo è quello che faccio io per i reel di IG, e spesso vi succederà di creare delle cose incredibili, delle cose uniche, molto belle, ma avranno zero impatto. Non preoccupatevi, purtroppo, nonostante si cerchi di cavalcare il più possibile, ottimizzare il più possibile l'impatto su Instagram, sui Reels eccetera, spesso conta più la botta di culo che tutta la strategia. E un esempio lampante è questa pagina che pubblica da 100 e passa giorni lo stesso video, con il quale ha ottenuto risultati totalmente diversi. Questi erano i miei 6 trucchetti per ottenere più qualità possibile su Instagram, spero che vi tornino molto utili. Se avete altri consigli da suggerire a me, scrivetelo qui sotto nei commenti, sarò felicissimo di scoprire qualcosa di nuovo pure io. Create, pubblicate e mi raccomando, godetevi il processo. Minchia che... Piu piu! Alla prossima, ciao! I
us enough to know.